No. Salve! Siamo ad Amsterdam. No, non devi fare il room tour. Sì, adesso faccio anche il room tour. Chiedo soltanto la tua sagoma, puoi fai delle pose. Ok, fai un'altra. Ok, no, vai più al centro. Ok, perfetto, bene. Vabbè, questa qua è la nostra stanzina. Letto, okay, the view. Va bene, ultimissima cosa da far vedere, giustamente. The bathroom. Il bagno, carino. Ah, ma non si chiude da là. Per quello dico si allagherà. L'unica fregatura è che non c'è l'armadio, cioè è questo. Non ho mai visto l'armadio così non armadio. Sono le 11, andiamo in piazza Dam, che è il centro, e da lì capiamo cosa fare. In realtà abbiamo già tutto l'itinerario scritto. In realtà Leti l'ha scritto, non io. Che belle casette, sembra tipo di essere dentro un villaggio di folletti, no? Forse sto dicendo stronzate, vabbè, scusate. Stiamo andando alla metro. Sei forte. Prima tappa raggiunta, Piazza Dam. Credo sia questa, dovrebbe essere questa. Ho letto un cartello, c'era scritto così. Vorrei dire dove stiamo andando o cosa stiamo facendo, ma la verità è che non ne ho idea. L'itinerario l'ha fatto lei. Lo dico subito, a Bloemenmarkt. E cos'è? È un... sono... è questo negozio di fiori con tanti tipi di fiori sull'acqua. Va bene, ora sappiamo. Se tu lo fai vedere si capisce meglio. Però non si vede che è sull'acqua, a meno che io faccia così, guarda. Boom, si vede che è sull'acqua. Come si mangia la quesadilla? Ribs vegane e questo è mac and cheese. Buona, non c'è più pane via. Stiamo aspettando le 4 per entrare nel museo di Van Gogh. C'hai un'ape sul pantalone. Si sta grattando. No, tranquilla, fai con comodo. Ma non preoccuparti, Devi fare la toilette. Guardala. Ma che odio è quando la gente si mette in controluce, devi fargli un ritratto. Porca vacca, che sfiga. Comunque, tutti d'accordo sul fatto che Van Gogh sia il più grande precursore del posing? Abbiamo visto tutte le sue immagini del profilo aggiornato. L'unica persona che compra del tè frizzante e lo agita per sgasarlo. Ok, ora sei fregata. Ma cosa stai facendo? Ma dai! È gasato. È il 2 agosto, Kiwei e te caldo. Raga, fa freddissimo. Abbiamo cambiato i piani, stiamo optando per tornare in hotel. Andiamo a casa prima, ci riposiamo, così i prossimi giorni siamo più riposati e riusciamo a fare più cose. Giusto. Si gioca. Si gioca di strategia. No! Ritenerlo. Ma pensavo l'avessi preso te. Che casinisti che siamo. Che bello come supermercato, però. Non me ne vogliate, ma mi batte un po' l'esse lunga, eh. E chiudiamo così la prima giornata con una bellissima cenetta in camera. Tris di panini gourmet. Buoni, le mie carotine, mi ha affettato vegan, non riesco a vedere cosa sto inquadrando. Vabbè. Fine giorno 1. Giorno 2, abbiamo fatto colazione, è stato un po' un mezzo trauma. È stato proprio un'experience. A buffet, troppa gente, non si capiva niente, non sapeva dove mettersi, bocciato. Però adesso stiamo andando al tempio buddista. Sì. O prima andiamo a fare tappa da Primark a vedere se c'è qualcosa di pesante da comprarsi. Se lo volevi dire, ecco. Trovato? Excel. We did it! Possiamo andare al tempio buddista. La strada è giusta? Sei tu quello delle strade. Mannaggia, non ce l'ho. Piccolo errore di valutazione, che il tempio era dove eravamo noi prima. Abbiamo preso il tram per allontanarci dalla nostra meta. Vabbè, adesso andiamo a mangiare in questo mercato di street food un po' particolare. Comunque il mercato... non lo so, nel senso, nella mia testa era qualcosa tipo il mercato di Barcellona. Alla fine era più o meno come un qualsiasi mercato che c'è da noi a Milano, solo forse sì, un po' più un po' lungo. Adesso andiamo a mangiare. Ci siamo lasciati ispirare da questi pancake super particolari. Pancake salati strani. È buono, è morbidissimo il pancake.
Abbiamo deciso di prendere anche la versione dolce con lo zucchero filato sopra, il cioccolato, la frutta. Sei soddisfatta? Che buono che sembra! Vabbè, adesso siamo in questo parco caratteristico. Che senso caratteristico? Caratteristico perché ha le caratteristiche del posto in cui sei. Walker. Ci riposiamo un po' in attesa di andare alla casa di Anna Frank. Non potevamo fare riprese o foto all'interno. Ti danno l'audio guida gratuita, quindi in realtà era tutto molto accompagnato, tutto molto da ascoltare. È suggestivo se ti lasci trasportare da ciò che è. Poi così potete andare tutti a vederla senza spoiler da nessuna parte. Adesso dove andiamo? Dovremmo andare a Food Hallen. Cerchiamo qualcosa che ci ispiri. Try the Texas Hot Link. Come prima cosa andiamo con questo hot dog. Ah, prima cosa, quindi è proprio un tour qua giù. Buono? E lei è andata di edamame e veggie sushi. Alette di pollo stile coreano. No, è oggetto giusto? Korean Sticky, sì. Korean Sticky Wings, round 2. Buono. Raga, mi ha messo un'aletta di pollo in più. Questo è un giorno bellissimo. Meatballs vegane. E non vuoi chiudere con uno frozen yogurt all'Oreo? Un frozen yogurt. Sei ubriaco di cibo? No. Andiamo di frozen yogurt. Andiamo, andai. E chi ci ammazza più ormai? E adesso andiamo nel quartiere a luci rosse. Tra l'altro ci siamo completamente dimenticati del tempio buddista. Sto sento che te cadi giù, Boh, proseguiamo dritti di qua. È stata un'esperienza traumatizzante. Mi sento un po' un pervertito con una videocamera in mano in un quartiere dove ci sono comunque delle donne mezze nude. In pratica tu cammini e te le ritrovi a fianco. Ti giri e sono lì. Come quando entri in un negozio c'è il commesso che ti fissa, no? E ti mette un po' d'ansia. Vabbè, andiamo a fare un giro. Ma è tutto il quartiere ed è molto particolare, anche bello da vedere. Aspetta, anche il fatto è che sto passeggiando con la ragazza mano per mano, mi sento un po' un viscido. Oppala. Che poi ci tengo a precisare che non è che se guardo lei si arrabbia, Mi sto guardando più di te. Vabbè, quartiere piacevole, è stata una bella passeggiata, mi sono trovato bene. Si è trovato bene. Ma adesso non le camere spente siamo entrati. Sì. Chiamava Pamela. Non puoi dire i nomi, scusa, c'è il divieto. Scusa Pamela, allora. Giorno 3. Sì, questa è l'unica cosa che ho detto io. Non sappiamo dove dobbiamo andare. Cammineremo e andremo un po' a caso. Andiamo. Siamo arrivati alla Rembrandt House, che è la casa dove l'artista ha vissuto per un certo periodo della sua vita prima che andò in bancarotta e ha dovuto venderla. Hanno sempre una vita così felice gli artisti olandesi comunque. E niente, bella. Sì, ma siamo in una tana di piccioni. Sì, vedi come sono aggressivi. Guardali. Orca, ne erano altri. No, Leti. Questa è diventata una rissa di quartiere. Sarà qualche giro losco loro. Lascia stare. Vieni via. Non puoi mai sapere come ragionano quelli. Sono pazzi. Siamo presi le ciambelle vegane. Mia ciliegia. Orco Giuda. Che cazzo? Ma è finito. Dovevamo dividerci di metà a metà. Scusa. Simil picnic. Vondel Park. No, niente, stiamo cambiando posto perché avevamo i topi alle spalle, i piccioni davanti. E sembrava tipo un braccaggio. Non eravamo tranquilli. Topo senza un occhio. Cioè, io sono vegana, va bene tutto, però. Ma alle spalle non possono attaccarci. Da davanti, vabbè, spero che vadano, c'è tanto spazio. Stiamo per andare al MoCA Museum, che è un museo d'arte moderna e contemporanea. We'll be right back.
Devi mettere un piede lì. Dio, si fa male. Che cavallerizzo. In realtà l'ho trovato molto carino e piacevole. Forse che è il problema però di tutti quanti i musei qua ad Amsterdam. Potrebbero tutti quanti costare la metà. Però vabbè. E qua. Ultimo giorno, stiamo andando a farci una colazione di pancake. Anche se ora che arriviamo sarà ora di pranzo. E dopodiché in teoria abbiamo da vedere due cose che non abbiamo ancora visto. Come si fa? Si mette questo. Ma si fa così? Non ho mai mangiato in vita mia una simile crepe, quindi non so come funzioni. Oh sì, normale. Stiamo andando a prendere il traghetto per andare alla Dam Tower. Dobbiamo solo capire da dove si prende esattamente il traghetto e come funzioni. Figata. Che forza, che ansia. Adesso stiamo andando all'ultima tappa. NDSM è un cantiere navale abbandonato, però ci sono un sacco di graffiti, un sacco di murales, sono molto curioso. Easy snacks a questo giro, formaggio. Sembra proprio una bella insalata la tua. In questa location super underground. Buono. E direi che si conchiude. si conchiude. E direi che si conclude qua la nostra vacanza. È stato un piacere. Grazie mille. È stato divertente. Ah sì, alla prossima. Alla prossima. Ciao. È il terzo ciao. Ciao. Basta. Grazie.